Sindaco Sannataro, stamani l'inaugurazione di un'altra importante opera pubblica, l'edificio ex IPAB di Via Ritiro, finanziata con i fondi del PNRR. Grandissima, veramente grandissima soddisfazione per me come sindaco, come amministrazione comunale. 5 milioni di euro è il record assoluto della storia della città di Mugnano per quanto riguarda un finanziamento. Mai, diciamo, abbiamo preso un finanziamento così grande. Finalmente riqualifichiamo una struttura che era da tempo nella disponibilità del Comune, ma abbandonata perché non c'erano le risorse economiche. Come amministrazione siamo stati capaci di intercettare finanziamenti europei e di far partire questo meraviglioso progetto. Questo è un luogo del cuore per i mugnanesi. In tanti abbiamo frequentato le scuole qui. Io stesso ho fatto la prima comunione, come tanti ragazzi. Partivamo, ecco, proprio in questo cortile per un corteo che si svolgeva a partire da qui e andavamo alla parrocchia di San Bianco. Parliamo un po' anche di quello che, ecco, può essere, di quello che sarà. Oggi nasce questo cantiere, parte questo cantiere dopo che abbiamo innanzitutto fatto un sondaggio con la popolazione, abbiamo chiesto cosa ne pensavate voi, diciamo anche di riqualificare questo ritiro del Carmine. Ecco, abbiamo cercato di accontentare un po' tutti i gusti. La struttura nella parte al piano terra resterà questo cortile così com'era, con questo antichissimo pozzo che è qui sulla nostra destra. Da qui partiranno ancora quelle che sono le cosiddette processioni per le comunioni. Questo ex convento infatti è legato, è attaccato a un'annessa chiesa, la chiesetta del Ritiro del Carmine, anch'essa abbastanza antica, che tuttora la domenica svolge ancora le proprie funzioni, e proprio per questo abbiamo deciso questi locali che abbiamo qui sulla nostra sinistra di poterli ristrutturare, ma lasciarli a servizio della chiesa. Quindi la chiesa avrà la propria sacrestia e i propri locali di servizio. Gli altri locali al piano terra ci sarà un'attività di ristorativa, quindi una cosa molto carina ed elegante, anche per chi, ecco, vuole magari, perché no, fare un rinfresco proprio al momento della cerimonia. Ci saranno altre possibilità di attività commerciali, perché no, anche di articoli religiosi, articoli sacri, o comunque attività legate a quelli che sono il mondo degli eventi. Per il primo piano, che era il piano dove invece si svolgeva la scuola, ecco, resta in qualche modo una vocazione di carattere culturale e formativo, perché verranno trasformate in luoghi di formazione, di ricerca, di addirittura università online o comunque, diciamo, di tutto quello che è il mondo, diciamo, della formazione e del lavoro. Ultimo piano, il secondo, quello che ospitava le celle delle suore, ecco, avrà ancora questo tipo di funzione, quella dell'ospitalità. Sarà un luogo dove potremo fare accoglienza temporanea per chi si trova in una temporanea esigenza, cioè chi si trova momentaneamente per qualche motivo in difficoltà abitativa. Quindi c'è una struttura che viene riqualificata completamente nello spazio esterno, quello lì da cui siamo entrati. Abbiamo anche fatto, diciamo, dei lavori, perché lì verrà una ludoteca per accogliere e animare chiaramente un pochettino le giornate dei bambini che raggiungeranno questa struttura.